Signore e signori, questo film è dedicato a voi. A voi qui in sala e al resto degli esseri umani scampati alla televisione. Noi del cinema sentiamo il dovere di ringraziare di cuore un meraviglioso personaggio. Eccolo, il cinemaniaco americano. Ma vogliamo ringraziare anche il cinemaniaco inglese. Senza zucchero. E il molto onorevole cinemaniaco orientale. Ah! Nonché quello francese, che non riesce mai a vedere un film. Sì, in tutte le contrade della Terra ci sono ancora milioni di cinemaniaci. Ah, ah, da, 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 ah. Ci sono cinemaniaci dovunque, e dovunque essi siano potete scommettere che il loro motto è Hollywood o morte. Land of stardust, the land of glamour, Vista Vision and a Cinerama. Everyone considers it a must to get to Hollywood or bust. Kids from Kansas to Pennsylvania soon develop that movie mania. Driving their jalopies through the dust en route to Hollywood or bust. When I park my tootsies in Hollywood, brother, I'm gonna stay till the day those footprints at ground means get up and start walking away. Land of burgers, land of weenies, bathing beauties in their bikinis. All agree in Paramount we trust. So hop a train or trolley out to jolly Hollywood. In testa, Bongo è secondo, Summertime è terzo, una lunghezza da Miss Glory. Ma ecco Bongo che si fa strada, avanzano Bongo e Gioconda, ancora Bongo e Gioconda. Bongo guadagna terreno e ora ha preso il comando, ma Gioconda non lo molla. Ed ecco la curva finale, Bongo avanza decisamente ed è sempre in testa con Gioconda. Ed ecco ora sulla dirittura finale, Bongo e Gioconda testa a testa. Bongo cerca di stringere Gioconda, attenzione, Gioconda comincia a cedere terreno e le succede Rintintin. Sì, Rintintin si fa luce dietro Bongo. Non lo molla, li sta. Dacci l'addio alla rossa. Addio, rossa. E tu gli permetti di mischiarsi in questo modo? È autorizzato a rivederci. E fra quanto? Fra 300 scanassoni, fila! Il capo tiene nervoso per i suoi investimenti. Lo ripagherò, Buco. Ho un affare sicuro questa sera. Stasera? Vuoi scherzare? Stasera non ci stanno corse. Gli dico che questa sera avrò in saccoccia almeno 3 bigliettoni. Davvero? E come? Ho imbastito il più diabolico colpo della storia di New York. Biglietti, vero? Vieni. Sai leggere? Certo. Il biglietto fortunato vince un'auto questa sera. Hai letto molto bene. Certo. Quei biglietti sono della lotteria? Sono duplicati. Un ragazzo che lavora alla tipografia è mio amico. Qualunque numero vinca stasera, io ce l'ho. Astuzioso, ma metti che il vincitore vero salta fuori col biglietto vero. Che succede?
Hai assistito mai a una lotteria? Allora sai che pescano 5 o 6 numeri prima di azzeccare quello in possesso di qualcuno del pubblico. Ma stasera ci sarà un vincitore al primo colpo. È così che pagherò il capoccio. È tanto facile che sto tutto agitato. Non agitarti, guarda me come sono freddo. Fai bene, devi abituarti ad essere freddo per sempre. Oh, mi spiace muovervi, amico. Eh? Oh, scusatemi, stavo leggendo. Beato voi. Altro che. Chi è? Anita Ekberg, la mia attrice favorita. Ho visto 6 volte il suo ultimo film. Non può essere con un corpo così. Non può essere cosa? Il suo ultimo film. Oh, era uno scherzo, eh? No, ma quello è un film fantastico. C'è lei che è così brava, fa la parte di una ragazza che cerca. Che cosa cerca? Non si sa, e appunto per saperlo lei cerca. È un film formidabile, si chiama Il geranio tatuato, con Burt Lancaster, prodotto dalla O.O. Brothers e diretto da Willard Balder. La parte girata nel sud della Tasmania è stata diretta da Olaf Rakauer, costume di Patricia Wonderstone Rakauer, sceneggiatura di Willy Rakauer e di Danny e Jenny Rakauer. Quella sì che è una famiglia. Da una commedia di Joe e Betty Rakauer, basata su un'idea originale ed esclusiva del cuoco del Grand Hotel Nicola Rakauer in Technicolor e Vita Video. E l'avete visto 6 volte solamente? Solamente. Per me la parte più importante di tutto il film è la scena di Bali Bali, quando lei fa la danza di Bali Bali. Tantana la fu, si lantana zilu un calanto, si u fa la tasana la tua, si in ca tum tum tum, sa ta pam pa la tu, sa ta ma ta, sa ma ta ta pam pa. Oh, mi dispiace tanto, è stata colpa mia, posso aiutarti? Non importa, grazie. Il tuo amico tipografo ha altri clienti? Ehi, com'è che avete tanti di questi biglietti? Ah, vedete, io vengo qui tutte le sere dopo il mio lavoro al negozio di pasticcere all'angolo. Perché sapete, sono io che vincerò quell'auto. E con quell'auto andrò a Hollywood e a Hollywood incontrerò lei. Vincerete l'auto e incontrerete lei, ma lei chi? E che volete che sia? Anita! E se vi dico che sarò io a vincere l'auto, perché io lo sento quando sta arrivando la fortuna, ho il mio sesto senso. Buon sesto senso. Grazie mille. Scusate. Signore e signori, certo tutti voi sapete perché siete qui convenuti. Sono venuti a vedermi vincere la macchina! Cosa c'è? Sicuro sono io che la vince. Ve lo auguro, giovanotto! E ora, dato che siete tutti in attesa del grande momento, ecco il primo premio! Avanti, sta pronto, c'è l'estrazione! Miss Patiot! Miss Virtù Civiche per l'anno 1957 estrarrà il numero fortunato. Se avete un po' di popcorn in testa, scusate tanto, adesso penso io. Tra un momento. Tenete per favore. Ecco, un momentino, c'è. C'è ancora qualche pezzettino qui, adesso lo togliamo tutto, eh. Giù, per favore, giù. Accuccia, accuccia lì. Giù, accuccia, così. Grazie, Miss Patiot. Ora avrò l'onore di leggere il numero fortunato. Appena io sono sulla scena, tu sparisci. Io sparisco, attento a non sparire tu. H. Eccolo, H. 1, 3, 6. 2, 3, 6. No, 1, 3, 6. 3, 2. Ripeterò ora il numero estratto. H, 1, 3, 6, 3, 2. Come H? Come H39? Credo di avere quel numero, non ce l'ho. 1, 3, 6. No, questo no. Questo no. Eccolo! No, devo averlo io, davvero, lo giuro! Ho
Anch'io correrei per un'auto del genere. Come vi chiamate? Wally, Steve Wally. H13632. Esatto! Ricordo di avere quel numero fra i miei, giuro. Che ho? Voglio l'auto! Eccolo! Vengo subito giù! Che ho l'auto! Vorrai metterti a fare il buffone davanti a questa gente. Hai fatto uno sbaglio. No, ci ho qui fra i denti il biglietto vincente. Sì? Sì. Auguri. Cercava di fare il colpo, ma ora dirà che l'ha ingoiato. Su, datemi la chiave. Conosco quel tipo, è Malcolm Smith, il garzone della pasticceria qui all'angolo. Non credo che sia un truffatore. Però non ha l'aria normale, guarda. Signore, è meglio che chiamiate un taxi, quest'auto è mia. Ma è vero, ci sono due vincitori. Che state facendo, giovanotto? Un po' di pratica per Hollywood. La mia auto, quasi non posso crederci, ora ho una mia auto, che bello. Largo! Sono state vinte due vetture, voi dovete consegnare due vetture. Non vorrete costringermi a un'azione legale. Oh, siate ragionevole, signor Wally. Non vi aspetterete che io vi dia due vetture. Ci sono due biglietti, dovete dare due auto. Quindi, due auto. Calma! Calma, calma! Abbassate il sipario, presto! Calma! Calma! Guardate, è così che fanno le chiese. Senti, non importa chi ha la precedenza, ma dobbiamo avere un'auto ciascuno. Va bene, ma questa è la mia. Ehi, non ci importa di quello che fa lui. Sì, ma questa è la mia. E anche se lo strilla, tu non impressionarti, intesi? Intesi, ma io non voglio sentirlo strillare. E allora, signori, che cosa si fa? Ah, la risposta è semplice, voi date un'auto a ciascuno di noi. No, quest'auto per tutti e due. Come dite, ma siete impazzito? Insieme avete vinto e insieme avrete l'auto. Spartitevela fra di voi. Betty, volete condurre fuori la vettura dei due vincitori? E se non siete soddisfatti della mia decisione, citate il tipografo, è lui che ha sbagliato. Questo è un consiglio da amico, voi citate il tipografo così avrete la vostra auto. Io citare il tipografo? Senti, non scaldiamoci troppo. Forse quell'uomo ha ragione. Forse non è in grado di consegnare due vetture. Ah, non è colpa mia. Lo so, ma vedi, io devo andare fino a Hollywood. Voi state a Hollywood? Non solo sto a Hollywood, ma questa ragazza è precisamente la mia vicina di Pianerottolo. Voi conoscete, la conoscete? Se la conosco, ma mi fa impazzire, amico. A me pure. Comincia a bussare alla mia porta chiedendo se posso prestarle un po' di zucchero. Zucchero, che dolcezza. Un paio d'uova. Le uova, che cara. A volte vado io a bussare e le domando se ha un po' di lardo. È delizioso. E così si sta lì a chiacchierare. Sai come sono fatte le vicine? Io so come sono fatte le mie vicine, chiacchieriamo della vostra. Vuoi solo parlarne? Ma io ti posso presentare a lei quando vuoi. Fantastico. Appena saremo là. Che bello. Saltiamo in auto e via insieme verso Hollywood. Che ne pensi, cocco mio? Che è meraviglioso. Fino ad ora non sono mai stato il cocco di nessuno. No, è impossibile. È vero, perché quando ero ragazzo non ispiravo molta fiducia. Che mi dici? Nessuna fiducia. E voglio essere franco con voi. Fino ad ora non ho mai avuto un amico. Mai un amico? Ma non vorrei che lei lo sapesse, voglio dire, non vorrei che Anita credesse che io sono un po' bizzarro. Sarà il nostro segreto. Oh, è fantastico. Allora noi siamo amici come Bart Lancaster e Caterina Hepburn nel Mago della Pioggia. Sì. Oh, la nostra prima auto. Oh, mi lasciate passare prima di voi, adoro annusare le auto nuove. E fatti una bella annusata. È mia.
Non vorrei sembrare importunoso. Importuno? Sì, ho sentito dire Hollywood. Senti, lui ha il biglietto autentico, quindi per l'auto ho dovuto far finta di essere suo socio. Ce l'hai già un socio, lo dimentichi? Lo so che ho un socio, tornerò con l'auto appena mi libero di quel cretino. Allora ti aspetto qui. Sì, aspetta qui, sei proprio importunoso. Importunoso? Già. Non sa parlare. Vedi tuo gusto, Malcolm? Ah, l'adoro. E la terremo lucida e scintillante per tutta la strada fino a Hollywood, vero? Certo, certo. Allora io torno a prenderti appena preparati il bagaglio. Va bene, ti aspetterò qui. Fai presto, Avanti, avanti, bellezza, vieni, bellezza. Ti sono mancato, eh? Avvicinati. Bravo, bambino. Ciao, piccolino. Che cos'è? È il mio cane, si chiama Lord Byron. Credevo che fosse un elefante un po' basso. Oh, no, è il mio Lord Byron. La vedi? Eccola, ho vinto l'auto come ti avevo promesso. E ora via verso Hollywood, dove tu conoscerai Lassie. Ciao, Malcolm, arrivederci. Bene, fai presto, amico. Arrivederci. Ciao, bello. E anche a te addio, fuori. Ehi, scendi di qua. Scendi giù in strada. Scendi, che ti aspetta Lassie. Lassie sta qui all'angolo ed è carina. Avanti, giù dalla macchina. E va bene, restaci. Ma se credi di farmi far tardi all'appuntamento con Book, ti sbagli di grosso. Vattene. 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 Grazie di avermi aspettato. Faccio i bagagli piuttosto presto, eh? Ehi, Lord Byron, dov'è il mio amico? Eccomi qua. Land of stardust and land of glamour, best of vision and cinerama. Everyone considers it a must to get to Hollywood or bust. Kids from Kansas to Pennsylvania soon developed that movie mania, riding their jalopies through the dark and route to Hollywood or bust. Lo sai quando ho scoperto che sono fortunato? Quando? Quando scrissi la poesia La buona pappa per i cani, per il concorso La buona pappa per i cani, e uscii vincitore. Ti piacerebbe sentirla? No, ma se vuoi dillo. Grazie. Che pasto potente, squisito e nutriente, che bene mi fa, che gioia mi dà. Se tu vuoi brillare e allegro campare, adotta domani la pappa dei cani. Ti piace? Resterà nella storia, belle parole. Sì, ma ti confesso, non è vero niente. Come sarebbe? Ecco, vedi, in verità io detesto le pappe per i cani. Non le digerisco. Ma solo così potevo vincere Lord Byron. Sai, mi sembra che tu non ti curi abbastanza di questo cane. Oh no, al contrario, io lo tenevo con me tutto il giorno sotto il banco del negozio dove lavoravo. No, stiamo viaggiando da ore e lui non è sceso neanche una volta. Dovresti fargli fare del movimento. Oh, lo so, ma tu guidavi e non volevo disturbarti solo per fargli fare quattro salti. Disturbarmi, ma sei un piacere per me, amico. Oh, davvero? È carino che tu ti sia affezionato così a Lord Byron. Vuol dire che hai buon cuore. Grazie mille, Steve. Avanti, portalo sulla collina. Lascialo correre lontano. Ah, è un diavolo, corre come un razzo. È il cane più veloce di tutti i cani veloci. Ora lo vedrai, che saetta. Avanti, andiamo. Coraggio, su, su. Forza, bello, sulla collina. Corri sulla collina. Corri, corri. Ecco. Thank you.
aspettami qua. Sì, ti aspetto qua. Prenderò le chiavi. Perché? Se no Lord Byron le stridolerebbe. Lord Byron non fa queste cose, è affezionato all'auto. Lo so, non la molla mai. Lo fai per difenderla, vero? Allo? Allo, Book, qui Steve. Carogna, dove sei? Sei tu, Book, ma come parli curioso? Certo, parlo senza denti in bocca. Il capo mi ha sistemato, ma è niente, vedrai quello che fate. Avanti, non ti scaldare, Book. Senti, non riesco a sganciare il ragazzo, ha un cane così grosso che vincerebbe una corsa di cavalli. Che devo fare? Intanto è meglio che te ne stai alla larga, perché se non ti trova il capo, ti trovo io. Devi scucire i quattrini. Ah! Gli darò quello che gli devo. Io e quell'idiota si va a Hollywood. Quando saremo là venderò la macchina e ti manderò il denaro. E forse me ne resterà abbastanza per tentare la fortuna alle corse. L'auto! Ha preso la mia auto! Marco! 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 Che diavolo stai facendo? Volevo solo provare la macchina, nient'altro. Come hai fatto ad avviarla senza le chiavi? Ce n'erano delle altre nella tasca dello sportello. Ah, lo so. Tu avevi paura per me, vero? Davvero hai un grande cuore. Ti preoccupi del cane e adesso anche di me. Ma sai, non devi preoccuparti troppo per noi. Certo, lo so, non è facile per te che sei un così caro amico. Eccoci, Hollywood. Arriviamo. A field full of yeller is quite a delightful surprise for a couple of traveling guys. Oh, you don't have to pay for a day in the country. It's old Mother Nature who buys. And while we keep going, the breezes are blowing the cigarette smoke from our eyes. You'll hear beautiful melodies played by an old water mill. And a little red barn is spinning a yarn to the daffodils up on the hill. Nothing as gay as a day in the country, far from the maddening throng. A hobo hobnobbing with bluebird and robin. We warble a merry old song. And go rolly, oh, rolly, oh, rolly, oh, rolly, oh, rolly, oh, rolly. Oh, you don't have to pay for a day in the country. It's old Mother Nature who buys. And while we keep going, the breezes are blowing the cigarette smoke from our eyes. Fellows who live by a shady old nose. And the
cute little guy who's casting a fly at a trout leaping out of a brook. Oh, there's nothing as gay as a day in the country. Here's where I really belong. Just grab a valise and go, it's peaceful. And travel the light in a song. While you're rolly-o, 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 Ero sicuro che tu ci avessi messo la benzina. Infatti, ma ho raccomandato al garagista di metterne pochina per non farla svaporare. Vuoi far scendere quel dromedario? Pesa una tonnellata. Sì, lo so, non è leggero. Il fatto è che è stanco. E allora capisci, non si sente? Lo sento io. Dunque vediamo. 8 e 5, 13. Dunque scrivo 3, porto 1. 1 e 1 e 6, se non erro, fa 8. Che stai facendo con quel foglietto, Marco? Sto solo calcolando il primo giorno di spese. Ecco tutto, sta zitto, eh? Oh, olio, eccetera. Colazione, carne per Steve, una polpetta per me, 13 polpette per Lord Byron, giusto, gomma da masticare per me, una mancia alla servetta rossa. Perché mi hai fatto dare una mancia così grossa a quella servetta? Solo per abituartici, Marco. Proseguendo, patate al sugo per Steve, un piatto di croccanti per me, 16 uova al prosciutto per Lord Byron. Sta a sentire, lascia andare i conti, ti prego. Una volta arrivati a Hollywood venderemo l'auto e ci regoleremo. Ora non mi affliggere con simili inezie, eh? Vedi, Steve, lasciami dire una cosa sola. Io... Ti prego, Malcolm, non ora, sono stanco. Ma vorrei dirti solo una cosina, ina. Avanti, cosa c'è? Ecco, a me non importa di spendere il denaro. Solo che non ne ho più. Cosa? Non strillare in quel modo, Steve. Cosa hai detto? Ho detto solo che non ho più denaro. Non so davvero com'è successo. Sulla strada, l'auto con il cane. L'auto, l'armadio non, non può guidare, non ha la patente. È vero. Malcolm! Malcolm!
lascio perdere quel dinosauro. Aiutami a spingere la macchina. Di benzina. Non possiamo andare avanti così all'infinito. Non ti preoccupare, Steve. Sai, sento di nuovo il tic della fortuna. Meglio così, però ho paura che abbiamo un guasto al motore. Oh, no. Non è il motore, Steve. È lo stomaco di Lord Byron, che è tanto affamato. E io sono già morto di fame. Che sento il profumo di polpette. Polpette! Dammene un pezzetto! Oh! Vuoi dirgli di lasciarmi andare, Marco? Lasciali andare il braccio, Lord Byron. Non sei gentile, vergognati. Se gli stacchi il braccio non può guidare. Oh, questo si chiama parlare, bravo. Guarda come ha ridotto la nostra auto nuova. Sì, ora vedrai come le ridurremo la sua. Preferirei guardare una ricca giovinetta. Prendiamola a bordo, sembra proprio una brava nonnina. Volete un passaggio, signora? Ve ne sarei tanto grata. Avanti. Fate attenzione, eh? Siete davvero un ragazzo molto gentile. Oh mio Dio, morde? Solo me, signora. Ehi, Malcolm, sbrigati a salire. Andiamo. Pronti. Mi rammentate mia nonna materna. Anche lei era così cara, non faceva che parlarmi di cinema. Mi piace il cinema. Oh, certo, certo. Quale genere di film vi piace di più? Ah, il film di gangster. A me anche. Se fossi in te non lo farei, sorella. Biondala, ragazzo. Marco, la vuoi smettere di darmi fastidio? Ferma l'auto, giovanotto. Vergogna! Siete una vecchia cattiva, vergogna, vergogna! Silenzio! Sentite, signora, se diciamo una sola parola, quel cane vi sbrana. È feroce. Mangiala, l'albero! Addosso, addosso! Anzi, ha un buon carattere. Fuori! Brava nonnina,
sì? Andiamo! Aspettate! Aspettate! Che cos'è che volete fare? Guardate come avete conciato il mio predellino! Non pensate al predellino, ci occorre un passaggio. Ehi, state scassando la mia auto! Ci ha derubati la vecchia dannata! Lasciala fare, non ha molta benzina e non andrà lontano. Lasciatemi guidare. Ma questa arnese non va più scritta. Dagli gas, lì! Tornerò a prendervi. Vedi un'auto? Chi aggiusterà la mia macchina? Sono gli altri quando avremo acciuffato la vecchia. Quale vecchia? La vecchia che ci ha tolto l'auto. È una vecchietta infida, sul genere di quelle di Arsenico e Vecchi Merletti. Il film prodotto Marco, da... Marco, la vedi la macchina? Non ancora, accelera! Marco, vuoi rispondermi? Dove sei? Sono qui! E che accidente stai facendo? Credo di averla vista! Ma che bellezza, neanche uno sgraffio. Fortuna che la vecchia era stata senza benzina. La vecchia? Siamo noi senza benzina. Lei ce l'ha la benzina? Un minuto, signorina, siamo senza benzina. Siete fortunati, io sono senza vettura. Io mi facevo i fatti miei, me ne andavo a Las Vegas ed ecco che cado in un'imboscata. Cosa? Andate a Las Vegas con questo affare? Mia nonna ci andò con i pionieri, ma fu fortunata. Incontrò solo degli indiani selvaggi. Ecco, siete soddisfatto? Ora anche il motore è finito. No, non piangete, ve lo aggiusto io. Io sono molto pratico, vado a cercare i parafanghi. Non piangete, signorina, lui è pratico di motori e di auto, ve l'accomoderà. Vedrete. Ecco, è fatto. Ma quei pezzi lì? Oh, niente, sono dei pezzi avanzati, avviate. E come dicono nei film francesi, voilà! Oh, vi prego, scusatemi se mi sono arrabbiata un po'. Oh, grazie, grazie mille. Oh, era colpa nostra. Grazie per la benzina. Bye bye. Arrivederci. Arrivederci. Come dicono nei film francesi. Voilà. Aspetta! Voilà! È una ragazza carina, vero Steve? Ha degli incantevoli capelli rossi, vero? Incantevole ai $40 che ha guadagnato vendendo la carriola. Ora si mangia. Just the two of us can afford to disappoint the moonlight. My, what lovely scenery, Cupid's own machinery, made to trap a nervous
this chap like me. Let's be friendly, but let's be discreet. Must I fight the feeling that I'm fallen? Should we accidentally kiss, I'd give up the fight. And we could be more than just good friends tonight. Be wise, be smart. I always tell my heart, when it gets to the point where you're dreaming of her, that's the time to run for cover. Not that I'm allergic to romance. But a guy likes to have a fighting chance. Let's be friendly, just the two of us. Can't afford to disappoint the moonlight. My, what lovely scenery, Cupid's own machinery, made to trap a nervous chap like me. Let's be friendly, but let's be discreet. Must I fight the feeling that I'm fallen? Should we accidentally kiss, I'd give up the fight. And we could be more than just good friends tonight. Bella canzone, ma brutte intenzioni. C'è qualcuno che vi aspetta a Las Vegas? Sì, mi aspetta un lavoro. Fin da quando vi ho vista ho pensato che lavorasse in un tabaret. State allegra. Siamo due polli da spennare. Guardate che si sta facendo tardi. Intesi. Volete restare la solita passeggera misteriosa? Eh? Mio caro signore, se volete posso darvi tutti i miei dati anagrafici. Senz'altro. In certi casi adoro perfino l'anagrafe. Ecco, non c'è alcun mistero. I miei dati anagrafici sono i seguenti. Nome, Terry Roberts. Luogo di nascita, Weehawken nel New Jersey. Età, fatti miei. Occupazione, cantante. Al momento sto andando a Las Vegas a lavorare in un locale da gioco. Dopodiché a Hollywood per un'audizione. Dopodiché avvenire incerto. Fin da quando vi ho visto ho pensato che foste una cantante. Siete troppo vicini al fuoco, Mr. Wally. Finirete con l'incendiarvi. Avvenire incerto? Non vorrete andare in giro con un avvenire incerto? Mi occuperò io di voi. Ma, signor Wally, noi siamo capitati insieme perché io avevo 40 dollari che a voi occorrevano. Ora voi avete avuto i 40 dollari e non posso darvi di più. Ma io non voglio avere. Io voglio dare. Oh, scusate, niente da fare. Ma si parlava di anagrafe, no? È vero. Ma che cosa volete sapere? Dove sono nato e per chi voto? No, soltanto la vera ragione per cui siete ancora scapolo. Il matrimonio è un gioco che non rende. C'è sempre qualche probabilità. Sì, al principio il 50%. Ma vedete, appena la corsa è iniziata, la quota è già al 40% perché stai arredando un modesto appartamento. Poi la quota cala al 30% perché ti occorre più spazio. Un'altra camera per il giovane mostro che ti regala l'amato bene. Poi il giovane mostro cresce, diventa un mostro adulto e le scuole sono care. Allora cominci a fare tutto quello che il tuo adorato principale ti chiede a costo di lavorare di notte per non perdere il posto. Il ragazzo scrive dall'università. Caro papà, scucci moneta, amo una ragazza. La quota è ora dell'1% e non è ancora iniziato l'ultimo giro. E bisogna affrettarsi al traguardo e tirare le cuoie, altrimenti non ti restano neanche gli spiccioli per pagarti il funerale. No, non è un affare. Siete prudente come giocatore, vero? Non mi piace giocare a vuoto. Buonanotte, signor Wally.
grazie a te. Rompiscatole, scancia, fila. Molto difficile descriverlo, ma vedete, sento un titillio ai polpastrelli e un tic-tac all'occhio sinistro. Poi comincio a scuotere la testa così come se avessi il colletto duro. Quindi titillio, tic-tac e scosse. È stato così quando ho vinto questa macchina. Quindi vedete, ogni volta che mi capitano insieme titillio, tic-tac e scosse, io so che vincerò. È il tic della fortuna. Non direte tutto questo seriamente, Malcolm? Beh, ho vinto o no questa auto? Sì, l'avete vinta. Ma a metà. Certo, ma ho avuto ancora più fortuna di quanto credevo. Ho trovato Steve come amico. E non solo è mio amico, ma è anche vicino di pianerottolo di Anita Ekberg. Oh, davvero? Certo, Anita è sua vicina. E tra poco sarà anche mia vicina. E forse la vedrò ogni giorno. Ci pensate? La vedrò mentre farà ginnastica. Che ginnastica! E anche lei vedrà me quando... farò ginnastica. Credo di sognare. Sì, proprio così. Dove siamo? A Chicago. Chicago? E come siamo arrivati a Chicago? Ho sbagliato. Certo, hai sbagliato strada. Ho troppi amici a Chicago e non voglio vederli. Quindi tira sulla capota e filiamo via di qui. Intesi. Sulla capota! Sta venendo, ci vuole tempo. When you cross the Mississippi, you're in the wild and woolly west. Anyone who wants to live ideally, take a tip from Horace Greeley. He said, go west, young man. He said, thank you. Greeley really hit the nail right on the head. Missouri, the folks from Independence, including their descendants, are friendly as a rule. Do tell. But stubborn as an old Missouri mule, hee-haw! When you cross the white Missouri, you're in the wild and woolly west. Take a look at that old-fashioned showboat. I could seasick near a rowboat. I like convertibles the best. When we're riding through the wild and woolly west. Here we are in Oklahoma, produces much alfalfa. And celebrated also for buttermilk and cream. Really? And incidentally quite a football team. Rah, rah! When you're out in Oklahoma, you're in the wild and woolly west. Oh, so there's always been the sweet aroma of the corn in Oklahoma. Rogers and Hammerstein agree. That's nice. Oklahoma's got a lot of do-re-mi. Now we're in the
the state of Texas, the largest in the Union. Per capita, the richest. But more than this, you'll find. What will you find? The state of Texas is a state of mind. When you're in the state of Texas, in the state of Texas, you're in the Wild and Woolly West. It's not necessary that you toil. Well, anyone can own an oil well. Nothing in Texas for the man. Should you want a little gusher, be my guest. Mexico is pretty, the population perky, and all because they found what? They've got atomic power underground. No. If you've got the mining fever, got the mining fever, you'll find New Mexico the plum. The plum. First you scrimp and save a large amount to buy yourself a Geiger counter, hoping you'll find uranium. Uranium. If it don't start ticking, hit the highway, chum. Difficile accendere il fuoco così. Oh no, Gregory Peck lo faceva in un film. Hai visto Gregory Peck in quel film? Era diretto, prodotto da... nei film hanno della legna col trucco, perciò fanno tanto presto ad accenderla. Ah sì, lo so, è vero. Ho visto Gregory Peck che teneva stretto così in un ramo, poi premeva in questo modo e... voilà. Voilà, caro vecchio Gregory. Anche lui è uno dei tuoi vecchi amici di Hollywood? E chi credi che gli abbia dato quel famoso vestito grigio? Dov'è la rossa? Sta facendo una nuotata. Una nuotata? Che cos'hai? Ho mal di stomaco. Sì, ho bevuto troppo caffè. Mentre sono abituata a bere del latte caldo di solito. Mi dispiace.
Vuoi che vada a cercarti un po' di latte? Dove vuoi trovare del latte qui attorno? Salvo che non ci sia qui vicino una mucca, là alla fattoria. Ah, già. Allora, io vado a cercarti un po' di latte bello caldo. E stai sicuro che te lo porto bello caldo perché quella mucca sta al sole dall'alba. Grazie, amico. Non state tanto al sole, Rosa. Buongiorno, Mr. Steve. Buongiorno. Avete dormito bene? No, sono stato agitato pensando al vostro avvenire incerto. Malcolm, vorreste darmi un po' di caffè? Non c'è, tesoro, è andato a passeggiare. Oh, è andato a passeggio? Mm. Con questo caldo? A lui il caldo non fa più effetto. Ha già avuto tanti colpi di sole. Si è affezionato molto a voi, vero? Già, perché non fate come lui? Perché ho incontrato altri Steve Waley prima di voi. Tutta gente per bene, eh? Qui Malcolm direbbe fanno così Burt Lancaster e Deborah Kerr fin da qui all'eternità. Prodotto da... Beh, chiunque abbia prodotto voi è certo che non avrà mai l'Oscar. Non sono all'altezza degli altri Waley? Altro che! Siete tutti della stessa pasta, tutti alla ricerca di sbaffare la vita. Voi non mi piacete per quello che avete fatto a Malcolm. Finirete con lo spezzargli il cuore con tutte le vostre panzane su Hollywood e le vostre amicizie con i divi. Beh, personalmente credo che tutto quello che sapete di Hollywood l'avete letto sui giornali. Qua, mucca, vieni mucca. Giù bello, dove ti nascondi, cara? Cara? No, va via! Va via! Scusate tanto, signore, ero venuto a trovare vostra moglie. Come sta quella simpaticona? Oh! 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 Aiuto! Sì! Oh! Sì! Lui è sempre nei guai. È una cosa seria. Non è nulla, è andata a cercarmi un po' di latte. Latte? Latte da un toro? Da un toro? Sta mungendo un toro? È impossibile. Lo dico anch'io. Oh, pietà! Oh, albero! 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 Aiuto! Sta parlando a un albero. Oh, quel Malcolm scherza sempre. Aiuto! Oh! Togliti quella giacca rossa. Adesso agitala davanti al toro. Davanti, davanti. Falla vedere al toro. Oh, come Rodolfo Valentino in sangue arena? Ehi, toro! Matador! Torelor! Picador! Bombador! Resaldor! Così, bravo. Ora è lui che ha paura di te.
il toro. Sì, ma aveva anche una spada. Aveva una spada per uccidere il toro. Certo, aveva una spada. Aveva una spada. Io no. Bello. No, no, non fare il bullo. Toro, toro bello. Maria. Oh, io volevo solo un po' di latte dalla tua mogliettina. Corri, Marco, corri! Salvato la vita. Sei un fenomeno. E che amico. Un vero amico, il meglio amico che ho mai avuto. Ti prego, non starci a pensare. Ma io ci penso, hai rischiato di rimanere ucciso. Dimentica tutto. Io non dimenticherò. Lo sai, mi sono sbagliata. Sei un altro genere di Mr. Wally e migliore. E ora andiamo in un angolino. No, stavamo andando a Las Vegas, rammentate? Tourists come to Old Nevada to see the Colorado, although the movie censor won't let us out or down. They can't stop us from saying Boulder Dam. When you cross into Nevada, you're in the Wild and Woolly West, where the Tuga bandits once rode nightly, one-armed bandits now politely help to lay preachers at a chest. In Las Vegas, in the Wild and Woolly West. Fine della corsa. Già, fine della corsa. Io credo che sia la fine della fine della corsa sul serio. Adesso prendi i tuoi bagagli, Terry. Andiamo, Lord Byron. Andiamo, bellezza. Andiamo, Dubarry. Lord Byron, vieni subito qui. Lord Byron? Lord Byron, scusate, avete visto Lord Byron? Lord Byron? Un momento, signore. Lord Byron? Lord Byron? Oh, eccolo! Lord eccolo. Byron? No, non, non importa! Byron, no, lasciate andare! L'ho trovato! Lasciala stare! Lord Byron, dove sei? Ah, eccoti qua! Vieni subito qui! Lord Byron! Lord Byron, non lo sai che non è carino annoiare le signore, eh? Sono davvero desolato, ma vedete io... Oh! Siete voi! Vera, e non in film, e non in vista visio, ma nella realtà! E che realtà! Oh. Grazie per aver chiamato il vostro cane, signore. No, Lord Byron, io sono felice di avervi conosciuta. Un momento, lui è Lord Byron, io sono il signore. No, io sono me, sono Malcolm Smith, quello che vi scrive tante raccomandate espressi per via aerea. Ho legato centinaia di francobolli per voi e ho sognato di incontrarvi, ho sognato anche i vostri capelli, il vostro naso, le vostre labbra, le vostre guance, i vostri occhi e il vostro frontespiccio. Sì, sì, adesso saremo vicini, è vero? Non credo, ho appena cambiato di casa. Useremo lo stesso lavatoio, pensate. Che gioia, vi consegnerò le mie lettere di persona. Andate via, siete pazzo!
Chi è? Anita! È Anita! È caduta in acqua! Adesso vado a salvarla! Io non so nuotare, ma moriremo insieme! Non spingere giù! Tira su! Non spingere giù! Lo so, me l'avete detto, ma voi siete mio psicanalista e dovete visitarla. Si è innamorata di un grosso danese, io non credo che siano sposabili. Ti prego, tu sei suo vicino e devi aggiustare le cose per me. Ascolta, adesso andiamo a Hollywood e vendiamo l'auto, sei d'accordo su questo? Ma se vendiamo l'auto qui avrò un po' di denaro e potrò comprare un regalo ad Anita, così mi perdonerà. Ma a Hollywood le auto le pagano meglio. Oh, che ti prende? Oh, mi sta arrivando. Oh, sta arrivando. Cosa, una paralisi? No. Il titilio è Polpastrelli. Il titilio c'è. Adesso le scosse. Le scosse che seguono il titilio. Dunque, titilio e scosse ci sono. E ora tocca all'occhio sinistro. Lo vedi, Steve? Il tic-tac all'occhio sinistro. Ci sono le scosse. Il titilio alle dita. Ed ecco, il titilio. Dammi un po' di denaro. Dammi un po' di denaro. Un elettroshock non sarebbe meglio? No, dammi un po' di denaro, Steve. Ho solo questo qua. Bene, è sufficiente, dammelo. Non c'è stare che c'ho tutti i tic. C'ho tutti i tic. E quando io c'ho tutti i tic insieme, e ti lì, il tic tac, le scoccia. Marco! Ascolta, Marco, calmati. Ti ha fatto male vedere Anita. No. Aspetta. Sei malato. No. Guarda, qual è l'occhio che sta battendo? Qual è? Non batte, è chiuso. Beh, apri e guarda se è quello che batte. E questo? Questo? Allora qui, è la fortuna. Addio agli ultimi quattrini. Vedi, l'ho detto, lo sapevo, l'ho sentito, quando l'occhio... Ma come hai fatto? Che ti prende adesso? Gli scatti, dimmi da quale parte sono gli scatti, dimmi! Da questa! È quella giusta, tu presto, c'ho gli scatti, andiamo, è la fortuna, andiamo! Sette perde e il prossimo passa! Questo tavolo deve essere fortunato. Hai dati, ma sei pazzo, sai come si gioca? Io no, ma c'è il croupier che lo sa. Allora non conosci neanche il gioco. Ma ho il tic della fortuna io. Sì, allora ecco qua qualche gettone. Va bene, sì. Io che faccio? Io ti tengo i gettoni io. Lancia i dadi. Dove? Coraggio, tieni questi due dadi. Ecco, lanciali. Lanciali. Li lancio. Lanciali, su, gettali. Su, coraggio, raccogli i dadi. Lanciali ancora da più. Sì, avanti, lanciali. Ecco fatto. Ma no, tutti insieme. A me, solo due dadi, Beh, io non guarda, solo gioco, due. Lo sai già, è facile. Adesso lancia e fai il sette. No, lancia laggiù in fondo e fai il sette. Lancio là. Lancio. L'undici vince. L'undici vince, bene. Ti ha ricacciato in mente il 7, come mai? Ma l'11 vinceva. Abbiamo perduto tutto. E dovete pagare. Pagate, avete detto che vince l'11. Cameriere, pagate quest'uomo per il numero che è uscito. Ora cosa faccio? Li lancio ancora? Grazie. Li lancio? No, un'altra mano, ecco cosa devi fare. Un'altra mano. Ma certo, mi date la vostra. Ma no, non quella lì. Vuol dire di giocare. Ecco, su. 6 è il numero. Ho perduto tutto? No, non ancora. Su, fai un 6. Ecco, avevi detto 7 prima. Sì, ma adesso è 6. Va sei. Bene, allora ecco il 6. 3 e 3, così. No, non devi buttarti a fare 6. Lancia, colpisci al bordo del tavolo e prima. Fai 6. 8. Adesso sì che abbiamo perduto. No, non hai perduto nulla, fammi 6. Ma come ti hai detto te, ho fatto 8. E va bene, perché ti parlo. Adesso fammi un bel 6, forza, coraggio, su. Attenti agli occhi, largo! Il 6 vince! Ah, il 6 vince! Questo gioco mi piace! Fatemelo rifare! Fatemi fare 6 un paio di volte! Voglio fare 6 un paio di volte! Un momento, già il tic della fortuna? Sì, me li sento nelle dita e altrove! Te la senti di fare gli occhi di serpente? Sì, ecco, i serpenti guardano così! No, vi fate uscire ai dadi! Gli occhi di serpente devo fare coi dadi! Sì, gli occhi di serpente, i 2-1, oh. Uno per dado! Giocali 31! Certo che li gioco! Sono tanto eccitato, dammi i dadi! Puntano tutti sugli occhi di serpente! Sugli occhi di serpente, tutto qua! Ecco, così! Gli occhi!
datemi. I dadi arraffano la moneta, ma non vogliono darmi i dadi. Il gioco non è ancora chiuso. Cameriere, per favore, i dadi. Devo... Vedrai che questo posto sarà famoso. Non sputarci su e fammi indossare. Oh, certo, voglio fare gli occhi di serpente, di un serpente forza, bello grosso. Ti abbiamo giocati 31. Gli occhi del serpente. Lo sapevo. Oh, Steve, che ti è successo? Stai male? Ho sbagliato. Perché sei svenuto? Hai fatto i 2-1. Sì, è quello che tu mi hai detto di fare. Ma hai vinto 9 o 10.000 dollari, hai vinto. Io ho vinto 9 o 10.000 dollari. Ma come hai fatto? Beh, i soliti tigramenti che ti ho parlato del titillio, del tic-tac e delle scosse. Io sentivo una forza invisibile che mi trascinava a questo tavolo. 9 o 10.000 dollari non sono nulla se io sento i tic della fortuna. 9 o 10.000 dollari! I nuovi eroi del giorno di Las Vegas sono oggi due giovanotti, Steve Walley e Malcolm Smith. Essi hanno accumulato al gioco una piccola fortuna, cominciando da una puntata di pochi cent. Ehi, capo, è Walley, sta a Las Vegas. A Las Vegas? Se il presidente chiama Sammy Rosa a Los Angeles, arriverà a Las Vegas in un'ora. Agli ordini. Presto, presto! Non metterti rossetto, tesoro. Mi macchierai il bavero. Steve, credevo che fossi partito qualche ora fa. Malcolm ha avuto fortuna e ora credo che potrebbe pure attaccarmi la malattia. Steve, ti prego. Non pensate a noi. Questo complica la situazione. Dove eravamo? Vengo fra un minuto. Vuoi farmi perdere il posto? Lascialo il posto. Devi venire a Hollywood. No, io non ci penso neanche. Senti, abbiamo già progettato tutto. Con il capitale vinto, noi tre organizzeremo un affare, una combinazione. Un lavoro con orario fisso e di 5 giorni alla settimana, vero? Niente cavalli, niente... Non ci saranno cavalli nemmeno fra i balocchi del nostro bambino. Puoi pure giurarci. Adesso vestiti e fai la valigia. Vado a cercare Marco. Tizio diceva, ero talmente preso dalla lettura di quella rivista che passò l'autobus, non me ne accorsi e l'ho persi. E mentre diceva così, passò l'autobus, non se ne accorsi e l'ho persi. Persi l'autobus. Persi l'autobus. Dateci ancora un po' di champagne e caviar. Sì, signore. Garçon? Sì, signore. Dateci ancora un po' di champagne e caviar. Sì, signore. Garçon? Sì, signore. Già che ci siete, perché non ci portate ancora un po' di champagne e un po' di caviar? Sì, signore. E garçon, la volete più andare e venire invece di stare ad ascoltare i miei ordini? Volete darci ancora un po' di champagne? E un po' di caviale? Non dite sciocchezze, ho ordinato caviale a sufficienza. Cosa credete, che voglio rovinarvi? Voglio solo dello champagne. Grazie. Garçon? Non c'è di che. Intrippata! Scusatemi, si scordavo che ci sono delle signore fra di voi. Su, lasciami andare, Sammy, mi rovini lo smoking. Ti rovinerò la faccia. Il capo sa che sei in quadrini. Si sbaglia di grosso invece. Sì, tu e il tuo amico siete apparsi alla TV. Pare che abbiate fatto una fortuna, Cicci. È stato il mio amico, è lui che ha vinto. Allora ti presterà il malloppo. Ti sbagli di grosso anche tu. Allora lo presterà a me. Sammy, non toccare quel ragazzo. Non sono venuto fin qui per nulla, Cicci. Ci sarai venuto per qualcosa. Terry dorme. No, affatto. Solo sto d'incanto. Buongiorno, Terry. Oh, buongiorno, Malcolm. Come ti senti? A meraviglia.
Steve, dove siamo? Nei pressi di Hollywood. Hollywood? No, torniamo a Las Vegas, ti prego, devo rivedere ancora Anita. Oh, Malcolm, finiscila di pensare sempre ad Anita. Lei non sa neanche che esisti. No, ora lo sa perché gli ho fatto un regalo. Per favore, torna indietro. In genere gli ammiratori fanno tutti dei regali. Ah, sì, ma non dei veri diamanti. Dei veri diamanti? Fanno più figura di quelli falsi. Ho speso tutto quello che ho vinto. Hai speso tutta la vincita per un regalo? Sì, una magnifica collana adatta al suo magnifico collo. Prima che le mie mani si stringano attorno al tuo collo, dimmi quanto ci resta. Oh, sta tranquillo, ho ancora una tua moneta, eccola. Ah! Ho fatto male, che ho fatto di male? Ho fatto male, perché? Steve, non voglio vendere la mia parte di auto, è come una parte di me, non riesci a pensare a qualcos'altro. Infatti sto pensando a qualcos'altro, sto pensando a un doppio omicidio, ucciderei te e il tuo cane. Mi vuoi ascoltare solo un secondo? Questa è la prima auto che ho avuto, la prima cosa mia alla quale non ho dato da mangiare la buona pappa per i cani. Senti, cerca di essere un vero uomo, si tratta di affrontare la realtà. Come faceva Jimmy Stewart in 30 secondi su Tokyo? No, no, era Aquile nell'infinito, film della Paramount. Ma io non voglio affrontare niente, io voglio solo correre con la mia auto. Le voglio così bene che ci ho fatto sopra anche una poesia, la vuoi sentire? Ma che gioia, tu vinci ogni noia, risplendi nel buio siccome una stella, più rossa di un bolide di mortadella, ti stimo e ti lodo rombante sorella, ma che gioia. Oh! Non credevo mai di doverti dire una cosa del genere, ma quella della pappa per cani è molto meglio. Sì, lo dico anch'io, mi sembra che sia più ritmata. Lo vedi? È in perfette condizioni. È vero, compare, è davvero quasi nuovo. Tu mi conosci e sai quanto sono stupido, sì, vero? Sì. Ti darò 1500. 1500? Ma tu sei pazzo! Ma che dici? È un'auto che non ha ancora 8 giorni, ne posso avere almeno 4000. Le auto si deprezzano in fretta nella prima settimana. Ma non così in fretta, dico io. Andiamo, usciamo di qui. Sono contento che non l'hai venduta. Saremmo più stupidi di uno stupido se fossimo così stupidi da venderla a quello stupido. Sali, stupido. Niente benzina? Siete davvero a terra. Vieni, cretino. Ecco la tua parte, Marco. Grazie. E questa era tua, Terry. Ti chiamo un tassì. Tassì! Tassì? Ma dove devi andare? Non avevo intenzione di lasciarvi. Steve! Sai... Malcolm mi ha chiesto dov'è che devo andare. Non avevi un'audizione a Hollywood? Questa è Hollywood. Oh, e te ne sei ricordato tutto ad un tratto? Già, può darsi. Mi spiace di aver sbagliato, Mr. Wally. Addio. Tu non dire nulla, ma tieni il deposito. Verrò a rilevare l'auto fra qualche giorno. Avrò fortuna e la ricomprerò. Te ne occorrerà un sacco e una sporta di fortuna, eh? Questa tua azienda è molto simpatica. Ehi, Steve, dove va Terry? Non pensare a dove va Terry, ecco. Questo è il resto del tuo denaro. Il mio denaro? Tu mi hai già dato la mia parte, questa è la tua. No, è tutto tuo. L'auto era tutta tua, lo è sempre stata. Io ci sono entrato col trucco di un biglietto falso. Un biglietto falso? Sì, un biglietto falso, l'avevo fatto stampare io stesso. Un biglietto della lotteria?
Che differenza fa? Siamo diventati amici, che cosa importa come? Amici? Io ho tentato di fregarti l'auto. Te l'avrei rubata se non fosse stato per il tuo cane. Sì, ho capito, Steve. Ma ammetti che non avrei mai saputo nulla di tutto questo se tu non me l'avessi detto. Che vuol dire che hai un cuore nobile. Lo hai nobile come Abramo Lincoln nel film della tua vita. Malcolm, forse per te sarà dura, ma Anita Ekberg non è affatto una mia amica. Ah, lo sapevo. Lo sapevi? Sì, lo sapevo perché io leggo le riviste di cinema, quindi vedi che non mi hai mentito, hai solo fatto finta. Fatto finta? No, io ti ho mentito, io sono nei pasticci. E chiunque sta con me è nei pasticci. Devo una bella somma a un grosso allibratore. Sì? Beh, sta tranquillo, Steve, perché vedi, io potrei trovarti la somma. Mi può tornare il tic della fortuna, no? E dove li trovi i tavoli della bisca? Sotto gli aranci in fiore? No, un momento. Credi di poter riavere il tic della fortuna? Certo che lo riavrò. Allora andremo all'ippodromo. Da sì! Sì, ma non posso venire alle corse vestito così. Non fa nulla, ti cambierai in tassì, poi lasceremo il bagaglio. Alla testa del gruppo c'è King Clio. Don Mix è a un'incollatura. E Dragon segue con Hot River a tre lunghezze da Don Mix. Ecco Dragon, ecco Hot River. Ma il vincitore è King Clio. Al diavolo il tuo tic della fortuna. Mi dispiace. Andiamo, Lord Byron. Senti, ascoltami un po'. Oh, taci! Ho ascoltato da te tutto quello che potevo ascoltare. E te la prendi con me adesso? Vuoi stare un po' zitto? Vuoi che ci gettino fuori di qui? No, qui è fantastico. Non mi sembra vero di essere nel famoso teatro all'aperto di Hollywood. Non avevo mai dormito a teatro prima. Tu non lo crederai, ma neanch'io. Ed è solo perché stanotte non ho il denaro per una camera d'albergo. Te lo ripeto, Steve, questa è la prima volta che il mio tic della fortuna non funziona. Me l'hai detto, adesso mettiti a dormire. Ma io non ho sonno, sono eccitato. Ti rendi conto che questo è il gran teatro di Hollywood, dove molti grandi direttori di sinfonie hanno diretto molte grandi sinfonie? Lo so. E ti rendi conto anche che il gran teatro di Hollywood ha 20.000 posti ed è completamente circondato da 2.496 alberi? Senti, se non ti calmi, uno di questi 2.496 alberi avrà perso il corpo di un impiccato appeso ai suoi rami. Adesso mettiti a dormire. Come vuoi, se no ti vengono i nervi. Anita Ekberg inizia oggi a girare il suo film in vista Vision alla Paramount. La bionda stella è ora guarita dal raffreddore che prese a Las Vegas cadendo in una pietra. La Paramount sta anche provando Terry Roberts per un ruolo di canto e danza nel nuovo film di Elvis Presley. Le precedenti esperienze di Miss Terry Roberts... Su, Malcolm, ah, su! Ah, andiamo, alzati! Ah. Ma sai la novità? Sì, c'è la novità. Anita mi è apparsa in sogno e sai una cosa? Aveva al collo la mia collana. Sai che è strano? Anche a me è apparsa in sogno Anita. Che diritto hai tu di mettere la mia ragazza nei tuoi sogni? Malcolm, non ha fatto che parlarmi di te. Ah, sì? E ti dirò che è pazza di te. Oh, no. Ed è in collera con te. No. Sì, ha detto che una ragazza riservata come lei non accetta regali da estranei. Vuole che tu vada allo studio a riprenderti la collana, così io potrò pagare Book. A riprenderla? Mm-hmm. Vuoi che pensi che mi sono pentito? Ti giuro che non penserà mai una cosa simile. Ah. Andiamo, Malcolm, andiamo. Andiamo, Lord Byron, andiamo. Vieni, Malcolm. Steve, ho cercato di spiegarti che è vietato a tutti entrare in uno studio. È vietato sia alla Paramount che in qualunque altro studio di Hollywood. L'ho letto in una rivista di cinema. Ehi, tu! Sì? Ma che razza di manichino stai portando? È una razza speciale. Lasciami andare! Ehi!
Separiamoci. Forse è di dentro. Buona idea. It looks like love, it feels like love, and I confess it's got me rocking on my heels like love. How else can I account for that unexpected? Che succede, figliola? Mi spiace, io non ce la faccio a cantare oggi. Posso venire a provare un altro giorno, maestro? Ma non è difficile. Cantate come vi sentite. Riprendiamo. It looks like love. It feels like love. And I confess it's got me rocking on my heels like love. How else can I account for that unexpected glow that turns the night to day each time we say hello? It looks like love. It looks like love. It could be love. Yes, it could be love. But if it's not, it's so darn wonderful it should be love. There's a lot more I could tell you, but you take my breath away. Guess it looks like love has come to stay. Credevo che cantassi da sola. No, in due si canta meglio. Silenzio! Silenzio tutti, si prova! È lei, Lord Byron, è lei! Allora, Anita, dunque, in questa scena Napoleone è appena fuggito dall'Elba. Tu lo stai aspettando alla Malmaison, sei ansiosa, impaziente. Lui è tuo marito e tu sei sua moglie. Tu lo ami e lui ama te. Pronti, silenzio, si gira! Azione! Aiutatemi!
Malcolm. È arrivato dove voleva. Siete arrabbiata con me, Miss Hackberry? Solo perché il vostro regalo è troppo dispendioso. Vi prego di riprendervelo. E non c'è qualcosa che io possa darvi? Sì, che c'è. Cosa? Potete darmi il vostro cane. Io non lo do a nessuno, il mio Lord Byron. Non lo darei mai via. Non intendeva affatto che voi lo deste via. Lo voglio solo in prestito per qualche giorno. Lord Byron ne sarà felice. Affare fatto. Buonasera signore e signori, qui è Wendell Nile che vi saluta dal più famoso cinema di Hollywood, dal teatro cinese Gromon sull'Hollywood Boulevard. Stasera assisterete ad un film meraviglioso, ma il meraviglioso del film è la storia segreta del suo retroscena. La storia di un bravo ragazzo e del suo cane. Ecco gli attori! Day is mine. We'll come to Maine, I'm married, for Stephen's.